Bella a tutti ragazzi e benvenuti nell'ottavo episodio della nostra serie di Minecraft, signori. Allora, lo scorso video si è interrotto un attimino così per la confusione, però siamo vivi, siamo ancora in caverna e siamo ancora con i diamantozzi davanti che andremo a recuperare oggi. Detto questo, signori, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti, se già non li abbiamo raggiunti, perché, signori, sto registrando questi video in rapida successione. Detto questo, partiamo subito col video, recuperiamo subito i nostri diamantozzi bellissimi. Diamantozzo 1, quanti me ne dai? Quanti me ne dai? Quanti me ne dai? Quanti me ne dai? Me ne dai solamente due, ma sei bastardo, ma sei bastardissimo. Va bene, non disprezziamo ciò che il gioco ci dà, non disprezziamo ciò che il gioco ci dà, mannaggia chi non te lo dice pure, mannaggia a te. Chi cazzarola era? Uno zombie alle spalle. Ok, stiamo calmi. Noi abbiamo l'armatura, ma non abbiamo tanto cibo per poter sopravvivere troppo. Calma, calma, stanno capendo. Abbiamo queste cazzate di angurie che durano pochissimo. A noi conviene stare qui in caverna? Non lo so. In caverna? Come mi è uscito sto caverna? Non lo so, sapete, signore, quasi quasi me ne tornerei a casa. È che volevo. Aia, aia! Ci deve essere uno scheletro di merda che rompe le scatole. Ci deve essere uno scheletro. Ah, questo è lo squib che ce lo portiamo a casa. Ok, ora mangiamo di nuovo perché c'è lo scheletro che praticamente sta a giocare al bersaglio con noi. Allora, noi andiamo in quella direzione così evitiamo lo scheletro. Bene. Meno spero di averlo evitato. Mettiamo torce. Ok. Calma. Guardiamoci anche intorno, signori, perché noi abbiamo l'obiettivo di portarci a casa un po' di redstone e se trovassimo qualche altro diamantozzo non sarebbe male come cosa. Stavo a dire redstone, qua si scende ancora, là c'è dell'oro, ok, ma non abbiamo più l'acqua per scendere, quindi dobbiamo un attimino iniziare a fare i giri. Là c'è dell'oro, ok, i giri coti coti, come si suol dire, ovvero vicino vicino, senza allargarci troppo, però ho visto dell'acqua qui, ok, quest'acqua è fondamentale. Andiamo, continuiamo le nostre esplorazioni, signori. Ripeto, mi servirebbe anche della redstone. Non tantissima, però un pochino mi servirebbe. Mi servirebbe anche l'ossidiana, così potremmo anche organizzare un discorso di portale come se non ci fosse un domani. Però prima di organizzare un discorso di portale come se non ci fosse un domani, dovremmo anche un attimino pensare a sistemare casa nostra, che non sarebbe proprio male come situazione. Però con calma riusciamo a fare tutto, signori. Questa serie sarà molto lenta, non sarà come la Retrocraft che sono stati velocissimi. Sarà molto lenta, molto tranquilla, giocheremo assieme. Certo, alcune strutture magari che all'inizio verranno brutte, poi me le sistemerò piano piano io off camera. Intanto il ferro lo stiamo recuperando e questa già è tanta roba importante. Tanta roba importante. Guarda quanto bel ferro che c'è sta qui. Me lo dai pure questo? Ok, altro ferro recuperato. Proviamo ad andare di qua, le stalattiti ci possono servire, ma io quasi quasi me le porto a casa, sapete? Dici, ma che te ne fai? Niente, però per ora le stiamo trovando, là c'è uno zombie che mi sta raggiungendo, va bene, che tra l'altro si sta ammazzando da solo, bravo zombie, muori da solo, che così siamo tutti contenti, ok, noi evitiamo cortesemente però di farci anche noi male, proviamo ad andare in questa direzione, mi sembra un pochino più tranquilla questa zona di. Riusciamo a mettere delle torce che ci danno luce e evitano lo spawn di mob. Recuperiamo quest'altro ferro. Due episodi di esplorazione, signori. Quello di ieri è stato un po' più di ieri. Quello precedente, il numero dell'episodio 7, è stato più sciatto, più scialbo. Questo magari riusciamo a creare qualcosa di. Mi è sembrato un diamante quello là sopra. Mannaggia, là c'è del ferro, ma è troppo alto per raggiungerlo. Prendiamoci questo. Che ci serve come loro, dici, ma ti serve tutto sto ferro? Sì, signori, perché le armature e gli strumenti andranno via come niente. Noi ancora non possiamo organizzarci bene col diamante. Abbiamo dei diamanti a casa che abbiamo trovato nelle varie casse e quindi siamo contenti. Oh, redstone mi serve, signori. Dobbiamo fare quel progettino. Me ne dai più di uno? No, cazzarola, me ne dai, quanto me ne hai dato? Quattro. Che ci faccio con quattro? Ci faccio nulla con quattro pezzettini di redstone, me ne serve molto di più. Cioè, la redstone una volta si trovava appalettate, proprio appalettate si trovava. Qua c'è uno zombie che vuole partecipare al video, ma non è stato invitato in questo video, quindi devi morire. Torcia, altra redstone per noi, ok.
Noi dovremmo mettere anche delle torce così a caso per evitare che i mob possano arrivare dall'alto. Quindi mettiamo un'altra torcia lì. Però la zona mi sembra abbastanza sicura e tranquilla. Ok, redstone tanta, redstone per noi. Ottimo, 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 ottimo. Io sono sempre dell'idea che prima di andare a fare le esplorazioni uno dovrebbe avere un piccone con fortuna, signori. Così in modo tale da far proprio recuperare tutto quello che si può recuperare nella vita. Solo che per fare un piccone con fortuna ci vuole. Aia, 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 scheletro, 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 dove sei, maledetto? Dove sei, maledetto? Dove sei, maledetto bastardo? Ok, 1-0 per te, 1-0 per te, 1-1, 1-1, 2-1, 2-1, devi morire, ok. Mamma mia, non so dove è arrivato, però siamo riusciti a depennarlo. Recuperiamo questo ferro. Ok, ho visto qualche altra cosa? No, quella è tutta. Mamma mia, ogni volta che si vedono queste stelline messe di qua sembra che ci siano praticamente i diamanti, e invece no, invece è una truffa ben organizzata. Altra redstone per noi, lava ce ne serve? No, però dovremmo un attimino mangiare, dovremmo un attimino mangiare, dovremmo un attimino mangiare. Qui c'è della lava, là c'è della redstone che mi sembrava un diamante. Della redstone che continua a prendere, signori. Io di solito la scazzo perché non so fare nulla con la redstone, quindi è proprio un materiale che non utilizzo completamente. Non stiamo andando nella direzione della grotta, ma stiamo andando in tutt'altra. Ho finito le torce, gravissima questa cosa, anche perché non mi sono portato minimamente del legno. Non mi sono portato del legno, c'ho pochissimo legno nella scorta, e questa cosa non è per niente buona. L'ho messa. Ah no, ho dato un colpo a questa cosa di redstone. Ok. Mi piacerebbe trovare qualche altra cosa di interessante, però cazzarola. Stiamo a trovare solamente ferro e redstone. Abbiamo trovato due diamantozzi nello scorso video, che poi è diventato il nuovo video, in cui abbiamo recuperato però nel nuovo video. E però se non mi dai qualche altro diamantozzo, io l'armatura in diamante, come cazzarola la faccio? Diamante, signori! Diamante! Neanche il tempo di parlare che lo troviamo subito. Neanche il tempo di parlare che lo troviamo subito. Dai così, 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 dai così. Sarà sicuramente uno perché è abbandonato lì a se stesso. E a noi ce ne frega poco. A noi decisamente ce ne frega poco. L'importante è che è un diamantozzo ed è tutto nostro. Quindi recuperalo. Dai così, dai così, dai così, dai così, dai così, dai così. No, sono due signori. Unplane, unplane, unplane. Siamo a 4 diamanti in spedizione. Spedizione, porta a casa 4 diamanti. Uno e due. Sono 4? Sono 4. Ok, ce n'è altri per caso? No, no, ok. Torniamo giù in maniera veloce. L'acqua non l'avevamo recuperata, sì. Ok, là c'è dell'oro che ci possiamo prendere. Di qua mi sa che non si va più da nessuna parte, non è vero? Sì. Oddio, c'è questo tunnelino che mi ispira. Dove mi porta? In un altro infratto. Ok, con tanto oro. Prendiamo l'oro. L'oro conviene prenderlo, signore, perché un domani magari ci può servire per fare gli scambi con i pillager. Un domani, semmai andremo nel Nether noi, però va bene, ci proveremo. Un giorno di questi ci proveremo ad andare nel Nether. Però se non abbiamo l'ossidiana, noi nel Nether non ci possiamo andare, è giusto? Altri diamanti! Signori, Manplane! Cioè, stiamo avendo una fortuna impressionante. A che non ne trovavamo, a che stavo a dire, ma dove sta cazzola stanno tutti i diamanti? A che stiamo trovando diamanti come se non ci fosse un domani. Altri tre, quattro già ce li abbiamo a casa. E dai, con uno. No, sono quattro! No, sono tantissimi! Mamma mia, che spettacolo! No, ho perso il conto di quanti sono, signori, ho perso il conto di quanti sono. 4 e 3, 7, mamma mia! Quanti cazzo ne abbiamo già 12, signori, 12 diamanti. No, 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 avete visto quello che ho visto pure io, signori? È un End City quella lì. O comunque qualcosa del genere. No, 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 signori, questo non me lo potete chiedere. No, 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 ce ne andiamo via velocemente. No, non esiste proprio. Prendiamo le coordinate, potremmo anche prendere le coordinate volendo. Le coordinate le potremmo anche prendere.
ma non ho intenzione di provare questa avventura minimamente. No, abbiamo troppe cose dietro, troppe cose dietro. Forse, come si chiamano queste cose? Ci metto villaggio sotterraneo, sotterraneo. Come cazzo la si chiama? Non mi ricordo nemmeno come si chiama, ma ci stiamo lontanissimi. 464, 464, Y, meno 29, ci manca che ci spunta quel mostro e ci ammazza subito. È X, meno 498, meno 498. Un giorno ci torneremo, ma non con tutte queste cose nell'inventario. Ma non... No, 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 fatto. Ma non con tutte queste cose nell'inventario. Decisamente no, signori, decisamente no. Cambiamo strada velocemente anche. Abbiamo preso i diamantozzi che erano nascosti qui e torniamo dall'infratto dal quale siamo arrivati. No, no, non esiste proprio, non esiste proprio, no, 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 non mi interessa proprio, non mi interessa proprio. Qua chiudiamo un attimo perché devo recuperare quest'oro e quindi mi annoio che poi spunta l'acqua e quindi finiscono tutte cose in patatrac. Ok, c'è dell'altro oro qua sotto che prendiamo in maniera molto gentile e carina. E proviamo ad andare in quella direzione, la direzione della lava. Vediamo se riuscissimo a trovare un po' di ossidiana. Sarebbe tanta roba perché potrebbero partire tanti nuovi progetti. Siamo adesso in caverna e non ci avrei voglia di tornarci per prendere l'ossidiana. Allora, di cosa? Ho sentito come se qualcosa cadesse. È stata la mia mente malata a sentire rumori strani. Quelli sono tutti scheletri, sì, gravissima, situazione molto grave, molto brutta. Mettiamo una torcia qui. Riesco a fare coti coti? Qui c'è del ferro, ok, torcia qui. Se mi vedono tutti assieme è finita. Altra lava, messa, altro diamante! Altro diamante, signori, altro diamante, mi vedono? Mi vedono? Oh, tu che cazzarola ci fai qua? Ma porca miseria, te a chi non te lo dici tu pure? Tu che cosa c'entri? Non c'entri niente. Non c'entri niente, maledetto bastardo. Vabbè, la raccolta degli zombie. Guardate, guarda, tutti che vogliono partecipare al video. Non potete partecipare al video, non siete benvenuti. Uno scheletro che si sta avvicinando troppo. E infatti lo scheletro mi ha visto. Mannaggia, te a chi non te lo dice pure. Ammazzalo. Grande così. Ammazzalo, 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 ammazzalo. Via veloce, via veloce, via veloce. Siamo senza cibo, siamo senza cibo. Mangia pane, mangia pane, mangia pane, mangia pane. Calma, 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 calma. Ma hanno visto tutti, signori, ma hanno visto tutti, ma hanno visto tutti. È finita, è finita, è finita, è finita. È finita, è finita male, è finita proprio male, è finita malissimo, è finita malissimo, è finita malissimo, è finita malissimo. Mangia pane e sparisci, mangia pane e sparisci proprio, mangia pane e sparisci proprio. Dobbiamo recuperare i cuori, devo recuperare i cuori, signori, devo recuperare i cuori, devo recuperare i cuori, devo recuperare i cuori, devo recuperare i cuori. Oh, porca miseria, infame, mamma mia, ste cazzo di scheletri come rompono le palle, lo posso dire come rompono le palle questi scheletri? Lo posso dire, mamma mia. Uff, recuperiamo un attimino i cuori, signori. Recuperiamo un attimino i cuori e con calma studiamo la situazione, con calma studiamo la situazione. Allora, sono qui. Aia. Maledetto bastardo, devi morire. Devi morire, devi morire, devi morire, devi morire, devi morire. E quanto cazzo ci stai a morire? Mannaggia a te. Oh, e uno l'abbiamo eliminato. E uno l'abbiamo eliminato. E uno l'abbiamo eliminato. Quanti erano? Boh, non mi ricordo. Due sicuri che ci stavano. Eccolo qua l'altro, il bastardo. Vabbè, a uno li possiamo anche affrontare, signori. A uno li possiamo anche affrontare. Il problema sono a due. A 2 a 2 diventa più particolare, diventa più particolare. Io voglio recuperare quell'altro diamante, signori. Io voglio recuperare quell'altro diamante e potremmo anche fermarci qui per il video di oggi. Potremmo anche recuperare quell'altro diamante e fermarci qui per il video di oggi. Quanti ne sono rimasti? Ce n'è un altro lì, ok, che già ha sparato inutilmente la sua prima freccia. E dai così, e dai così. Ok, torcia. Ok, abbiamo liberato la zona, signori. Abbiamo sanificato la zona. E questa è un'ottima informazione. Abbiamo sanificato la zona. Ok.
Ribadisco il concetto che stiamo a finire le torce e questa è la cosa forse che mi preoccupa di più di tutte perché non abbiamo legno con noi. Non abbiamo legno con noi, quindi recuperiamo quel diamantozzo. Recuperiamo questo diamantozzo, dai, è così, che ci porta a quota 13 diamanti, signori. No, 14! Cosa cazzo lo dico? 14 diamanti, signori. Mamma mia. No, 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 questo non me l'aspettavo, questo non me l'aspettavo. Cosa cazzo ci fanno i silverfish qui, signori? Cosa cazzo ci fanno i silverfish qui? Che devono morire tutti, devono morire tutti, tutti, tutti dovete morire. E ti levi lo zombie, il silverfish, lo zombie, il silverfish, mamma mia. Aia, aia, aia. Allora, prima di tutto devo mangiare. Che cazzo, allora di episodio di miseria, ecco, per dirlo in maniera pulita. Cosa ci fanno i silverfish? Aia! Signore, qualcuno mi sa spiegare perché ci stanno i silverfish che mi stanno rompendo le scatole? Che ci sia l'End City qua sotto, come si chiama? La fortezza qua sotto? Non può essere. Non posso aver trovato la fortezza ora subito, non ci credo, no, non è pensabile una cosa del genere. Io voglio semplicemente recuperare i miei diamantozzi. Uno l'abbiamo preso. Quanti ce n'è? Spettacolo, altri tre presi così a gratis. Ce n'è più per caso? No. Ok. Là ci sta del ferro, ok. Di là ci sta un creeper, ok, che mi sta venendo a salutare. Ciao creeperino, te ne devi andare da quel lato però. Grazie mille per essere partecipato anche tu a questo video. Ma non puoi partecipare, non potete partecipare tutti, signori. Quanto cazzo sono diventati forti i mostri comunque? Porca miseria, una volta con tre. Oh, lui si è deciso di ammazzarsi da solo. Lui ha deciso di ammazzarsi da solo. Aia! Aia! Ma che sei bastardo, vero però? Ma quanto sei bastardo da 1 a 10? Direi 11, direi proprio forse anche 12. Occhio, occhio ai creeper che arrivano dall'alto. E niente, signore, siamo in una zona morta. Siamo finiti in una zona morta. Abbiamo recuperato tantissimi diamanti, ma non riusciamo a trovare l'ossidiana. Che sinceramente mi serviva, signori. Mi serviva l'ossidiana. Che dirvi? Mi metto un attimino qui in sicurezza e detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Siamo pieni di frecce, però va bene. Abbiamo un bottino con 15 diamanti e non è per niente male. Ma detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!